Il 2022 è stato un anno decisamente spaventoso, ma non parliamo di pandemie e guerre varie, non ora. Quest'anno sul web sono stati pubblicati tantissimi video che fanno venire i brividi, e ho cercato di mostrarvene il più possibile nel corso del tempo. Nel video di oggi, quindi, ripercorriamo le clip che secondo me sono state le più spaventose del 2022. Augurandovi buone feste, vi consiglio di stendervi e rilassarvi. Tenete un cuscino stretto a voi, perché questi sono i video più spaventosi dell'anno. Il 25 dicembre, appena passato, il canale YouTube MindSeed TV ha deciso di pubblicare alcune delle esplorazioni mai condivise con gli spettatori. E una di queste è semplicemente terrificante. I ragazzi decidono di esplorare una rete di grotte in cui molte persone hanno perso la vita. Spiegano che sono collegate ad un episodio storico chiamato Massacro di Mountain Meadow e che da quel momento in tanti hanno affermato di vedere e sentire cose strane provenire dal loro interno. Ma sarebbe riduttivo definire strano ciò a cui hanno assistito loro. Ad un certo punto, durante l'esplorazione, pare che in lontananza si senta una sorta di bisbiglio. What is that? Sounds like someone whispering. Which? Ecco, preferirei morire piuttosto che trovarmi in quella situazione. Ma a quanto pare, questo è solo l'inizio. Continuando con non so quale coraggio, il suono inizia a farsi sempre più forte e vicino, spaventandoli a morte. Non si riesce a capire nemmeno una parola di quell'agghiacciante bisbiglio, e i ragazzi raccontano che sembrava provenisse da tutte le direzioni simultaneamente. Dude, what is that f***ing noise, bro? It's coming from behind us still. Keep moving. Hey. Ho trovato tutto ciò davvero spaventoso. Provate anche voi ad immaginare di essere in quella situazione. Che cosa fareste? Io credo che in questo caso il video sia genuino per via delle reazioni degli youtuber. Ma ovviamente vi invito a farmi sapere anche la vostra, pure in questo caso. Un canale di nome Solo Paranormal ha pubblicato una serie di strane clip prese dal web, e una di queste mi ha colpito in particolare. Si tratta di un video di un certo X Paranormal, che purtroppo non sono riuscito a trovare, ma ciò che riprende è davvero scioccante. Guardate cosa accade alla maniglia di questa porta. Poi la apre e... Non riesco davvero a spiegarmelo, e tutto questo continua ad andare avanti per un bel po'. L'unica cosa che mi fa pensare sia falso è la reazione poco spaventata della persona che registra, ma non riesco davvero a capire come avrebbe potuto mettere in scena e fingere un fenomeno del genere. Secondo voi siamo davanti ad un'entità irrequieta?
Oppure riuscite a trovare un modo per spiegarlo? Quando l'ho visto per la prima volta, sono rimasto senza parole. Il 15 aprile, il canale YouTube Dark Ghost Paranormal, molto famoso in Russia, ha pubblicato un video che ha sconvolto centinaia di migliaia di persone. Avevamo già parlato di lui in passato, e devo dire che riesce spesso a catturare eventi a dir poco agghiaccianti, se genuini. Ma comunque, nel video in questione, decide di esplorare una casetta abbandonata da circa 2 anni, sulla quale si raccontano varie leggende. Si dice che nel pozzo lì vicino sia morta annegata la ragazza che viveva in quella casa e che velocemente tutti gli altri inquilini e membri della famiglia abbiano perso la vita in condizioni misteriose, lasciando la casa abbandonata a se stessa. Da quel momento pare che lo spirito della ragazza esca dal pozzo ogni notte a mezzanotte e inizia ad urlare spaventando chiunque si trovi nelle vicinanze. Ma non è tutto. Nei boschi circostanti, le persone del luogo hanno sentito degli strani versi e addirittura avvistato una creatura simile ad un lupo mannaro dalle descrizioni. Ecco, pare che tutto ciò provenga da quel pozzo. Le leggende raccontano di una marea di demoni e entità che la notte fuoriescono dal pozzo e infestano tutta l'area circostante. Almeno questo è ciò che sono riuscito a capire dai sottotitoli del video. Beh, in un luogo come questo, il nostro caro Denis di Dark Ghost ha deciso di passarci la notte. Voleva verificare se le leggende fossero vere, e direi che ci è riuscito alla grande. La prima cosa terrificante che accade all'interno della casa è la porta di ingresso che in qualche modo viene aperta proprio davanti ai suoi occhi. Nonostante l'ulteriore porta, qualsiasi cosa fosse, ormai voleva entrare. Come al solito, Denis è irremovibile e riesce a gestire queste situazioni con una calma disarmante. Non so quante persone riuscirebbero a stare calme come lui, assistendo anche a questo. La porta dell'armadio continua ad aprirsi e chiudersi ripetutamente per svariati minuti e come si può vedere bene, nessuno è lì oltre a lui. Più tardi, una busta appesa al muro inizia a muoversi come se un animale al suo interno si stesse dimenando con forza. Il ragazzo si fa coraggio, la prende in mano e ci mostra cosa c'è dentro. Nulla, assolutamente nulla. Forse però ha installato una sorta di meccanismo collegato al muro per simulare i movimenti? Beh, non penso sia il caso, dato che poco più tardi posa la borsa su un letto e questa riprende a muoversi, ma in maniera diversa. Qualcosa di davvero strano stava accadendo in quella casa,
E sinceramente, nonostante provi a cercare qualsiasi spiegazione logica, proprio non riesco a trovarla. È possibile che Dennis sia riuscito a ingannare tutti e installare in qualche modo dei meccanismi che hanno provocato tutto ciò che abbiamo visto. È accaduta davvero tanta roba spaventosa, talmente tanta che è difficile credere sia possibile. Ma come sempre, io sono qui per mostrarvi questi video e lasciar decidere a voi cosa pensare. Credete sia tutto reale? Le leggende hanno effettivamente un riscontro nella realtà? Oppure esiste una spiegazione più razionale? Fatemi sapere la vostra. A Mentor, in Ohio, molte persone hanno dichiarato di aver visto la figura spettrale di una bambina che corre ad una velocità assurda. Basta cercare su Google Mentor Ohio Running Girl per capire la rilevanza mediatica che ha avuto questo fenomeno. E c'è un motivo. Davanti alla scuola elementare Bellflower venne registrato un video dalle videocamere di sorveglianza. La cosa davvero assurda è che moltissime persone hanno detto di averla vista. Insomma, non è un caso isolato. Anzi, addirittura parecchie volanti della polizia sono state inviate per cercare questa presunta bambina. La cosa strana è che nella zona non c'erano stati nuovi avvisi di bambini scomparsi. E addirittura un agente di polizia ha dichiarato di averla vista. Nel rapporto ha scritto: "Ero sorpreso da ciò che avevo visto. La persona sembrava essere un bambino, ma stava correndo con una postura stranamente eretta e troppo velocemente per essere un bambino." L'agente ha poi dichiarato di averla seguita, ma disse che all'improvviso quest'ultima sparì nel nulla. Ovviamente quindi gli agenti hanno controllato l'intera area alla ricerca di questa bambina, ma non venne mai trovata. Una storia incredibilmente affascinante e assolutamente misteriosa. Quindi vi chiedo, credete che si tratti di una figura paranormale o semplicemente di una bambina molto veloce e brava a nascondersi? Al momento non abbiamo ulteriori aggiornamenti, perciò possiamo dire con tranquillità che si tratta di un inquietante mistero del web. L'utente di Reddit, Ben Taylor, ha pubblicato un video decisamente strano. Mostra le riprese di un uomo che decide di investigare nella vecchia stazione dei treni nel Regno Unito in cui sta lavorando. Da sottoterra sembrano provenire degli strani rumori. Per questo decide di riprendere tutto in un video. Guardandolo, provate ad immaginare di essere lì al momento delle riprese. Il suono viene descritto come un lamento spettrale e si può facilmente capire il perché. It fucking seemed, mate, and it fucking stopped. Do you not hear it? Stop. Quando finalmente arriva nel luogo da cui proviene il suono, quest'ultimo cessa improvvisamente, rendendo il tutto ancora più spaventoso. Dopo essere scappato, il suono ricomincia. Do you not hear it? Stop. L'utente ha spiegato che il giorno seguente una volante di polizia ha anche investigato per cercare di capire quale fosse la fonte di quel suono, ma non trovò nessun indizio. Poi, la notte successiva, gli strani rumori tornarono. Altri lavoratori hanno dichiarato di aver sentito strani rumori in quel luogo. Qualcuno ha addirittura detto di aver visto oggetti muoversi da soli. L'unica cosa certa, in questo caso, è che si tratta di riprese decisamente spaventose. Non vorrei mai trovarmi nella situazione in cui si è trovato quell'uomo. Ma secondo voi,
Esiste una spiegazione logica a questo fenomeno. Qualche macchinario magari può causare rumori simili. Fatemi sapere quello che pensate. Questo, ragazzi, mi ha decisamente spaventato. Il video è stato registrato dalle videocamere di sorveglianza in questa abitazione. All'interno era presente il bambino che vedete e la persona che se ne stava occupando. Proprio prima di questa registrazione, il piccolo aveva detto a sua madre di aver incontrato un bambino e aver iniziato a giocare con lui. Ecco, guardate cosa succede. Si può chiaramente vedere una testa, probabilmente la testa di un bambino, il cui movimento fa capire che sta uscendo dalla stanza. La luce si spegne e poi di nuovo la si può vedere entrare. Che cosa stiamo guardando? Se davvero quello era l'unico bambino presente in casa, chi o che cosa è l'altra figura? Sicuramente non si tratta di un adulto. Molti bambini, come sapete, dicono di avere amici immaginari, ma la cosa è normale. Il problema è che non dovremmo vederli o poterli registrare, dovrebbero appunto essere immaginari. Ecco, forse in questo caso il suo amichetto non lo era del tutto. Ancora una volta vi chiedo di farmi sapere che cosa ne pensate. La cosa interessante della clip che state per vedere è che è stata caricata da questo canale YouTube. Si tratta di qualcuno che pubblica video sui Pokémon e altri videogiochi totalmente innocui. Ecco, un mese fa però ha caricato qualcosa di diverso e molto più spaventoso. Il fatto che il suo canale sia incentrato sui Pokémon mi rende difficile pensare che sia un video architettato o fatto di proposito. Ma tralasciando questo, il ragazzo ci dà un po' di contesto nella descrizione del suo upload e scrive: stavo esplorando una casa di riposo abbandonata. Nel primo video stavo solo cercando di essere inquietante per pubblicarlo su TikTok. Poi mi sono reso conto di aver effettivamente catturato qualcosa. Nel secondo video, quindi, sono tornato con un mio amico perché volevo avere qualcuno lì che vedesse la stessa cosa con me. Non eravamo preparati a gestire quello che sarebbe successo. Questo era il primo video, quello in cui era solo. E si può chiaramente notare una figura scura che passa velocemente alla fine del corridoio. Quindi ritorna nel luogo insieme a un amico per vedere insieme se qualcosa si nasconde lì. E riprende esattamente quello che stava cercando. Zoom in a little bit more. I'm trying to. Right there. See it? Remember? What the? Oh, what the? I saw that. That was actually a person. Bro, I'm not joking. Let's get out of here. Come on. Hold on. Demon! No, dude, that's actually... Oh, yeah, now you're scared that there's... That's actually a person. Not joking. Alright, well, then let's get out of here. Yeah, come on. Yeah, there's nothing there. Hey, right, let's go. Alright. I know I saw something, and I know I'm not fucking crazy. Un suono agghiacciante. Non credo che un essere umano sia in grado di riprodurlo. Quindi cosa era lì con loro? Qualche animale? O forse la figura scura ripresa nell'altro video? I ragazzi sono letteralmente terrorizzati da ciò che hanno sentito e scappano il più in fretta possibile. Una reazione decisamente plausibile. Quindi vi chiedo, secondo voi, che cosa ha emesso quel suono? Paranormale o no, è sicuramente terrificante. Adesso passiamo a qualcosa di davvero più spaventoso del paranormale. Le persone. O meglio, alcune persone. Come lui, per esempio. Nell'agosto del 2020, una certa Maureen Martin di Toledo, nell'Ohio, ha ricevuto una visita inaspettata durante la notte. Era lui, un uomo non identificato che bussava alla sua porta in piena notte. Me.
Maureen ha dichiarato che stava per aprire la porta, ma una strana sensazione le ha fatto decidere di non farlo. E ha fatto bene, perché la videocamera nel campanello ha ripreso chiaramente che l'uomo aveva un'arma, quindi chiede di nuovo. La donna comunque non apre la porta. Così, stufo, l'inquietante personaggio se ne va, rivelando che non era neanche da solo. Probabilmente i due volevano derubare la signora, ma c'è chi sostiene avessero intenzioni peggiori. Stando alle informazioni che abbiamo, la polizia di Toledo non è ancora riuscita a identificare i due malintenzionati. Così, migliaia di abitanti sono rimasti con la paura di diventare la prossima vittima. E potrebbe andare decisamente peggio di come è andata a Maureen. Il canale YouTube ILMN Bagno Paranormal si occupa di esplorare i posti più inquietanti che riesce a trovare. E ci riesce bene, ragazzi, perché in questo video si trova in un rifugio sotterraneo, abbandonato. Come se il luogo non fosse già abbastanza spaventoso di per sé, il ragazzo cattura anche qualcosa fuori dal normale. Guardate. This is the room where I have my stuff. Anche se la sua reazione sembra veritiera, allo? Credo che abbia trovato un modo per far riaprire quella porta e dare l'impressione che l'avesse fatto da sola. Ma le cose davvero strane iniziano ad accadere più tardi, dopo aver sentito alcuni strani rumori di passi. There's water down there. And this freak. Qualcosa sembra voler parlare direttamente con lui. Hello? Okay, so no way this. It's not plugged in. Non lo so, mi puzza un po' di falso. Ma dopo altre cose strane, accade qualcosa di agghiacciante. Ok. I have to go for my stuff, so. Lui sembra non notarla, ma un'alta figura nera si nasconde dietro un muro proprio quando gira l'angolo. Quando si avvicina, diventa chiaro che nessuno in carne ed ossa sarebbe potuto nascondersi lì. La figura è spaventosa, e secondo me, qui è successo qualcosa di particolare. Credo che tutto ciò che è successo prima della figura fosse messo in scena dal ragazzo in qualche modo, per fare visualizzazioni o spaventare, ma alla fine è riuscito a riprendere qualcosa che nemmeno lui si aspettava, qualcosa che non ha notato subito e che va oltre la nostra comprensione. Insomma, volendo creare qualcosa di finto, ha finito per riprendere qualcosa di spaventosamente reale. Sembra si tratti di un uomo ombra, entità che si limitano prevalentemente ad osservarci. Ma questo è solo il mio parere. Sebbene io non creda nel paranormale, lascio sempre aperte le porte a qualsiasi spiegazione, dato che, fino a prova contraria, in questi casi nessuna può essere confutata. Voi invece, cosa ne pensate? Magari tutto quello che ha ripreso è genuino? Forse solo qualcosa, oppure credete che anche la figura in qualche modo sia stata falsificata? Fatemi sapere tutti i vostri pensieri qui sotto. L'account TikTok DarkSecret37 ha pubblicato un video che ha fatto venire i brividi a tantissime persone. È stato registrato in Giappone, ma abbiamo pochissime informazioni riguardo al luogo delle riprese, perciò non possiamo sapere se quel posto ha una storia di eventi paranormali o simili. Di sicuro però qualcosa era lì. Guardate. Ehi,
Una mano ben definita spunta all'improvviso tra le gambe di uno dei bambini. E la persona che riprende, chiaramente spaventata, si avvicina per verificare di aver visto bene. Lì però non c'è più nulla e nessuno. Sembra una scena uscita direttamente da un film horror e le persone che l'hanno vista si sono preoccupate per quello che sarebbe potuto accadere. Se fosse una messa in scena, sarebbe abbastanza subdolo coinvolgere dei bambini e farli terrorizzare in questo modo. Quindi credo che chi ha registrato il video non fosse a conoscenza di ciò che stava per succedere. Ma voi, quale spiegazione dareste a questo filmato? Questo video mostra l'agente immobiliare Santiago Sanchez che riprende una casa per pubblicarla su YouTube. Nel suo canale infatti pubblica spesso video di case invendute e facendolo è riuscito a venderne un bel po'. Ma la situazione in questa casa sembra diversa sin dall'inizio. Ancora prima di entrare nell'abitazione, Santiago spiega alla videocamera che i proprietari lo hanno avvisato di stare attento se avesse deciso di entrare. La casa mi hanno detto no entres, pero si quieres ir a grabarla puedes grabar el video. Però ten molto cuidado, no salte dalla casa rapido. I proprietari gli avevano raccontato di aver lasciato la casa nel bel mezzo della notte, dopo che per mesi avevano assistito a strani eventi al suo interno. Da quel momento la casa era rimasta abbandonata. Settimane dopo contattarono Santiago per aiutarli a vendere quella casa, e lui accettò. Il video che ha ripreso, ragazzi, non so bene per quale motivo, ma mi ha tenuto in uno stato di agitazione e inquietudine costante. Appena entrato si è subito accorto di uno strano odore, un odore di marcio e putrido che infestava tutta la casa. Qualcosa, non so cosa, è davvero strano in questa abitazione. Dirigendosi in cucina, notò una massiccia presenza di formiche. Era stato avvisato dai proprietari che di tanto in tanto, improvvisamente, colonie di mosche e altri insetti avrebbero infestato la casa per qualche motivo, cosa che non dovrebbe succedere dato che la casa era praticamente nuova. Estamos en la cocina, se puede ver cómo ellos vaciaron todos los, toda la cocina rápidamente para irse corriendo. Está todo abierto. No sé qué decir, pero pueden ver todavía pertenencias. Es raro, esto nunca se lo llevaron. No quiero alejarme mucho de la puerta, la verdad. Questo sta orribile, ste lado. Continuando l'esplorazione, l'uomo si reca al secondo piano, dove c'è un'atmosfera ancora più inquietante del piano di sotto. Tra croci capovolte e oggetti lasciati lì senza un senso, queste stanze riescono davvero a far venire i brividi. Ma guardate cosa accade poco dopo. Però bueno, io ho querido venir a grabar el video y ver, you know, un poquito, you know, de todo lo que está ocurriendo en esta casa. Yo no creo, pero bueno, esta es la casa. Es muy, muy interesante. Y... Yeah. Oh. Mejor me voy saliendo ya de la casa. Pero... Otra vez. Si necesitan comprar una casa... Appena ha detto di non credere in quelle cose, sembra che qualcosa abbia voluto dargli una conferma. L'uomo cerca di rimanere calmo, ma chiaramente non lo è. Che cos'è stato? Forse davvero qualcosa di terrificante stava accadendo in quella casa? E qual è stato il vero motivo per cui i proprietari l'hanno abbandonata così in fretta? Qualcuno suggerisce che probabilmente, prima che i proprietari vivessero lì, l'abitazione o il sito della sua costruzione venivano usati come luogo in cui delle persone si riunivano per fare strani rituali. In questo modo avrebbero rilasciato qualche energia maligna che tutt'oggi infesta la casa. Altri invece credono che sia tutta una storia inventata dalla famiglia per vendere la casa. Ma sul serio, qualcuno di voi la comprerebbe? Non penso sia questo il caso. So che non è successo nulla di eclatante, ma la storia di questa casa e i filmati mi hanno fatto venire i brividi. Avete provato anche voi questa strana sensazione? Io non credo, però questa è la casa e... Yeah. Oh.
Gli ospedali non sono mai un bel posto da visitare. Molto spesso, anche se non siamo pazienti, si può proprio percepire un'atmosfera pesante e talvolta inquietante. Tantissime persone hanno paura di trovarsi da sole in uno di questi edifici, e non è difficile capire il perché. Questo video, pubblicato su Reddit nel maggio 2022, mostra proprio questa paura diventare realtà. Il ragazzo sta girovagando da solo per un ospedale, in una zona buia e a dir poco inquietante. Sembra non esserci niente di particolare, ma a un certo punto... Nel corridoio, una figura sembra sporgersi da una stanza per poi tornare al suo interno come se niente fosse. Il ragazzo che riprende sembra accorgersene dopo un po' e, non credendo ai suoi occhi, torna indietro a riprendere di nuovo quel corridoio. Non c'è più niente, ovviamente, ma non ha il coraggio di andare a controllare e sinceramente lo capisco. Probabilmente avrà pensato che fosse una di quelle ombre che si vedono con la coda dell'occhio, frutto solo del nostro cervello, ma riguardando il video si è sicuramente reso conto che non era affatto così. Ad oggi non ci sono molte informazioni riguardo questa clip, e nessuno è ancora riuscito a capire se si trattasse di una persona o di qualcosa di più spaventoso. A me non sembra una persona, ma al tempo stesso faccio anche fatica a credere che si tratti di un'entità paranormale. Fatemi sapere anche le vostre supposizioni. I video che state per vedere sono stati pubblicati da James Fodder su TikTok. Il ragazzo ha recentemente comprato questa bambola in un negozio dell'usato, non so che problemi abbia. Apparentemente il valore della bambola è molto più alto rispetto al prezzo a cui gli è stata venduta, e questo ha inciso sulla scelta malsana di portarsi a casa questo abominio. Ok, la smetto. Da quando l'ha portata a casa sono iniziate ad accadere cose strane. Strani rumori durante la notte e porte che si aprono e chiudono da sole sono solo alcune delle cose che sono capitate a James. Vi ricorda qualcosa? Però questa volta, come prova, abbiamo dei video agghiaccianti. James sospetta che la bambola possa essere infestata e quindi sia la causa di questi strani avvenimenti. Per questo decide di registrare la bambola in una stanza vuota. Inizialmente non accade nulla di strano, ma poi, una notte, inizia ad accadere una cosa davvero particolare. Tenete in conto che la videocamera usata da James è una di quelle che rileva i movimenti e sposta l'inquadratura sul soggetto in movimento. In pratica, se qualcosa si muove, lei si gira e lo riprende. Ecco una dimostrazione pratica. Pochissimi giorni fa, la videocamera si è comportata esattamente così, muovendosi come se stesse captando dei movimenti da qualche parte. Preparatevi. James crede che la videocamera stesse rilevando i movimenti di una presenza invisibile, ma è anche possibile che stesse semplicemente funzionando male. Il video però lascia un senso di suspense incredibile, facendo aumentare l'ansia gradualmente e facendo credere a chi lo guarda che la bambola si sarebbe mossa improvvisamente. Non è successo, ma siamo solo all'inizio. Anche se un malfunzionamento della camera è molto plausibile, solo due notti dopo accade una cosa davvero inquietante, che fa credere a James che la videocamera funzioni benissimo. Era via di casa al momento della registrazione e nella descrizione del video scrisse: semplicemente, wow, ho lasciato gli armadi aperti nel caso qualcuno credesse che mi stessi nascondendo lì dentro. Non so nemmeno cosa dire.
Dal bagno spunta una strana e piccola figura nera che sfreccia attraverso il corridoio per poi sparire. Subito le persone hanno iniziato a pensare che si trattasse di un gatto, ma James non ne ha uno ed è convinto che la figura sia collegata alla bambola. Da questo momento ha continuato a registrare tutte le notti e alla fine la camera ha catturato qualcosa di molto più spaventoso di questo. James stava dormendo nella sua stanza al piano di sopra quando accadde questo. Quello che ci eravamo tutti immaginati nel primo video, alla fine è accaduto. La bambola si muove improvvisamente da sola. A questo punto James inizia ad essere davvero spaventato e posta il video online per cercare qualcuno che spieghi questi strani fenomeni. È davvero probabile che continuerà a pubblicare aggiornamenti riguardo a questa bambola, quindi non vedo l'ora di vedere come si evolverà la situazione. In ogni caso, sono davvero curioso di sapere cosa ne pensate, dato che ho trovato questi video davvero ansiogeni e spaventosi. Ragazzi, questo video devo farvelo vedere. Potrebbe essere tranquillamente messo in scena, ma fa davvero paura. Il canale YouTube Exploring with Danny è gestito da un investigatore del paranormale che viaggia alla Gran Bretagna per riprendere prove dell'esistenza del paranormale, appunto. In questo video dell'ottobre 2019, Danny si trova in una chiesa apparentemente infestata di cui aveva sentito parlare online. Non rivela la sua posizione, ma mostra chiaramente le sue fattezze. Una vecchia chiesa in stile gotico, che in quanto tale è già abbastanza inquietante di per sé. Come vedete, sembra essere abbandonata da qualche decennio, e di certo non è il luogo ideale da esplorare da soli se non si vuole rischiare un infarto. Ovviamente, essendo un vecchio edificio, si sentono spesso strani rumori, che però sono facilmente attribuibili alle condizioni della struttura. Ad un certo punto, però, inizia a sentire qualche rumore decisamente strano e particolare. Danny decide di continuare, dicendo a se stesso che probabilmente si tratta di piccioni, ma dei piccioni non possono certo simulare il suono di una donna che piagnucola, sentite. What the hell? E subito dopo scopre di non essere solo. Hello? Hello? Danny era terrorizzato. E lo so, non è niente di paranormale, ma credo che possa trattarsi di qualcuno che si reca lì periodicamente, vestito in quel modo per celebrare qualche sorta di rito. Se conoscete questi abiti e sapete per cosa vengono usati, vi prego di farcelo sapere con un commento. In ogni caso, non sembra che l'incontro sia stato architettato da Danny, dato che appena si rende conto di cosa ha davanti, inizia ad urlare in una maniera troppo realistica per essere programmata. Addirittura per un momento sembra non riuscire a muoversi dal terrore, come se fosse paralizzato dalla vista di quella figura. I pareri in questo caso sono discordanti. C'è chi pensa sia solo architettato e che Danny sia tanto bravo a sembrare spaventato, ma io non penso che sia così. Fatemi però sapere cosa credete voi, una totale finzione
oppure un reale incontro indesiderato con un individuo a dir poco agghiacciante. Oh my god! What the fuck is that? Get me the fuck out of here! Questo video, caricato su TikTok dall'account Paranormality, mostra le spaventose riprese di una dashcam. Vediamo l'auto che viaggia tranquillamente in una strada deserta, fino a quando... Proprio in mezzo alla strada c'è una strana donna che cammina, non curante della macchina che avrebbe potuto investirla. Guardando questo video sorgono tante domande. Chi è? Perché si trova in mezzo alla strada nel bel mezzo della notte? E perché non ha nessuna reazione? Alla fine del video si può anche vedere un'altra auto arrivare dal lato opposto, ed è in quel momento che la clip si interrompe bruscamente. L'account che l'ha pubblicato ritiene che si tratti di una strega, ma l'identità della donna è ovviamente tutt'oggi un mistero. Chiunque sia, la cosa certa è che un incontro del genere spaventerebbe la maggior parte degli automobilisti. Come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate nella sezione commenti. Questo video è stato pubblicato su TikTok da questo account alla fine di luglio. È quasi mezzanotte mentre un ragazzo sta dormendo nel suo letto. Viene ripreso da una videocamera con visione notturna e ad un certo punto accade qualcosa di agghiacciante. Guardate. Guardando questa clip, le persone hanno cercato di dare varie spiegazioni. C'è chi pensa si tratti di una possessione demoniaca, chi invece crede che si tratti di un video modificato. L'ipotesi più plausibile, comunque, è che si sia trattato di un episodio di apnea notturna, o una paralisi del sonno, o forse ancora un cosiddetto terrore notturno. Niente di paranormale, insomma, ma le immagini catturate sono davvero terrificanti e hanno spaventato centinaia di migliaia di persone. Lo stesso creator che ha condiviso la registrazione, però, ha dato la sua versione dei fatti. Ero nella mia stanza a guardare la telecamera e mi sono reso conto che avevo un aspetto strano e inquietante. Così ho aperto la bocca più che potevo e ho visto i miei occhi brillare. Ed è così che l'ho filmato, nel buio totale. A quanto pare, quindi, il ragazzo ha fatto quei movimenti di proposito. Ma qualcuno ha risposto al suo commento dicendo che pensava l'avesse fatto naturalmente, senza pensarci. Al che il creator rispose che sì, lo fece naturalmente senza pensarci. Quindi può non trattarsi di nessuno degli episodi descritti prima, ma semplicemente dell'istinto di una persona annoiata che non riesce a dormire. In ogni caso, credo che me lo sognerò stanotte. In questo video un uomo sta registrando suo figlio che gioca, quando appare qualcosa di disturbante dietro di lui. Non abbiamo molte informazioni su questo video, purtroppo, ma semplicemente guardandolo si capisce tutto. Guardando attentamente si possono notare due volti apparire dal nulla nelle finestre dietro al bambino. Sebbene la seconda potrebbe essere un amico che ha deciso di fare uno scherzo, la prima non sembra quasi umana, sembra somigliarsi ad una bambola o un manichino, il che rende tutto ancora più strano. Il padre sembra non accorgersi di nulla e continua a filmare. È possibile si tratti di un video modificato di proposito, ma i movimenti della videocamera e dei volti sono estremamente fluidi per essere solo un ritocco. Purtroppo non avendo altre informazioni è difficile dare un senso alla clip, perciò lascio decidere a voi cosa credere. Ancora una volta ci troviamo su TikTok.
dove il 1 settembre 2022 questo utente carica un video che viene visto da oltre 6 milioni di persone. Nella clip la ragazza mostra una vecchia foto scattata nel 1999. Sua madre in quel periodo aveva comprato una fotocamera usa e getta. Voleva scattare delle foto durante una notte intorno ad un falò. Volendo fare un ritratto di famiglia, la madre chiede a tutti di riunirsi e sorridere per una bella fotoricordo. Tuttavia, il fratello minore della ragazza che ha pubblicato il video si rifiutava categoricamente di avvicinarsi di più a loro. Continuava a dire di non poterlo fare e nessuno capiva il perché. Ma comunque fecero la foto e si dimenticarono della macchina fotografica per un bel po' di tempo. Solo recentemente la ritrovarono e decisero di sviluppare le foto di quella notte. Come potete vedere, il fratello minore è in un angolo e sembra essere nervoso, angosciato. Guardando la foto sviluppata, la famiglia capisce finalmente che cosa era successo. Nello sfondo, vicino al bambino, c'è un uomo, ma la famiglia non lo conosce. Continuano tutti ad insistere nel dire che non c'era nessuno lì con loro quella notte. Non hanno idea di chi sia, né di come sia possibile che si trovi in quella foto. Dopo averla vista e analizzata, si sono convinti che il bimbo avesse visto o sentito la presenza di qualcosa lì, per questo non voleva avvicinarsi di più. Guardando l'uomo più da vicino, si può notare un volto distorto, quasi non umano, ma potrebbe essere semplicemente dovuto dalla bassa qualità dell'immagine. Ancora oggi tutti loro non riescono a capire perché quell'uomo fosse nella foto, e ogni volta che la guardano, gli vengono i brividi. In questo caso dobbiamo fidarci delle loro parole, e facendo in questo modo si dipinge un quadro della situazione davvero inspiegabile e inquietante. Fatemi sapere tutte le vostre supposizioni. Questa sì che è una foto interessante. Questo video me l'avete mandato voi e mi ha davvero impressionato. Come tutti i video del genere dei baby monitor, anche questo è capace di far venire i brividi. È stato pubblicato dai genitori di questo bambino, preoccupati per lui. Speravano che qualcuno potesse spiegarlo, perché quello che è stato ripreso li ha spaventati a morte. Secondo quanto detto da loro, da quando avevano usato una tavola Ouija, avevano iniziato ad accadere cose strane. Per esempio, loro figlio spesso iniziava a fissare un punto indefinito nella stanza, come se qualcuno o qualcosa fosse lì, e poi improvvisamente piangeva senza nessun motivo. Uno di questi episodi è stato proprio catturato dal baby monitor alle 3:14 di notte. Ma questa volta accade qualcosa di ben più spaventoso. Guardate. Si può sentire una sorta di stridio quasi demoniaco all'interno della stanza. Non si capisce da dove arrivi, ma sembra essere davvero vicino alla videocamera e al bambino. Ma ancora più inquietante è il fatto che la camera ha delle anomalie proprio quando si sente quel suono. Qualcuno pensa che si tratti di un'entità o qualcosa di talmente potente da interferire con la registrazione. E anche se non voglio crederci, sembra così. Tuttavia ci sono stati vari episodi di hacker che sono riusciti a violare delle videocamere di sorveglianza domestiche e riprodurre vari suoni dai loro altoparlanti. E potrebbe essere accaduta una cosa del genere, ma questo non spiegherebbe perché la videocamera trema ogni volta che si sente un rumore estraneo. I genitori sono convinti che qualsiasi cosa stesse emettendo quei suoni fosse l'entità che perseguita il bambino. Purtroppo questo è tutto ciò che sappiamo. Quindi non è facile farsi un'idea precisa su cosa sia accaduto. Tuttavia, come sempre, sta a voi decidere se si tratta di un falso, di un hacker o di un genuino episodio paranormale.
In questo video, pubblicato su Reddit da questo utente, un uomo si sveglia a causa di alcuni strani rumori. Decide quindi di prendere il cellulare e registrare tutto quello che sta accadendo. L'uomo dice di non essere a casa sua. Stava passando la notte nella casa di sua zia, una casa molto vecchia. Lì dentro erano già accadute cose strane, per cui diciamo che il ragazzo quasi si aspettava di assistere a qualcosa. Questo è ciò che ha registrato. Si può sentire una voce, che sembra quella di un bambino, sussurrare molto vicino alla videocamera. Ovviamente l'uomo scappa dalla stanza e corre verso la sua macchina subito dopo aver sentito quella voce agghiacciante. Non si sa molto altro su questo video, ma anche così, senza dubbio, fa rabbrividire. Secondo voi che cos'era? Forse esiste una spiegazione logica? Come sempre, fatemi sapere tutto quello che pensate. Il video che state per vedere è stato registrato da un ragazzo di nome Jacob. Anche lui l'ha pubblicato su TikTok, spaventando tantissimi utenti. Jacob vive in questa casa che ha recentemente ereditato da sua nonna. E come vedete lì dentro c'è un'atmosfera molto cupa, che ricorda quasi un film horror. Pretty trashed, but it's pretty big. Takes some work though. My grandmother's old house. She left it for me, and when I got here I saw a bunch of cool stuff. And one of the best things is right behind here. Oh yeah. I call him Jeffrey. Grandma left him for me, I guess. Real creepy. Jacob non è neanche sicuro di tenere la casa perché, oltre all'aspetto vecchio e malandato, è sicuro che lì dentro ci sia qualcosa di strano. E quando registra questo video, si convince di non volerci più mettere piede, se possibile. È notte fonda e il ragazzo si sveglia a causa di un rumore nella camera da letto, quindi decide di prendere il cellulare e iniziare a registrare. All'inizio si sente bussare dalla porta del suo armadio. Ma quando va a controllare, dentro non c'è nulla. Subito dopo si sentono dei forti rumori provenire dalla porta della stanza, dalla parte opposta. Jacob era chiaramente spaventato, e per questo al momento non si è accorto di un piccolo particolare.
All'inizio del video, quella strana bambola clown è rivolta verso il letto, ma quando il ragazzo esce dalla stanza armadio, è rivolta verso di lui. Come se lo stesse osservando. Dopo aver visto il video ed essersi accorto di questo cambio di posizione, Jacob decide di spostare la bambola al piano di sotto. Dice che quell'inquietante clown ha preso vita ed è contento di averlo ripreso in un video. Tuttavia ciò che ha catturato può essere considerato un mistero. Un mistero che non ha nulla da invidiare a molti film horror. Sono successe tante cose e tanto in fretta, e in mancanza di altre informazioni è difficile dire se si tratti di un falso oppure no. Come al solito non vedo l'ora di leggere cosa ne pensate. Questa storia avviene durante un trasloco. Come spesso accade, durante un trasferimento possono accadere degli incidenti e degli imprevisti. In questo caso l'effettivo trasloco è quasi del tutto terminato. La madre insieme a sua figlia si sono già sistemate nella nuova casa e iniziano a viverci tranquillamente, almeno all'inizio. La donna racconta che in un modo assolutamente inaspettato scopre alcune cose davvero inquietanti che succedono nella nuova casa, cose che accadono soprattutto a sua figlia. Come sempre avviene in questi casi, all'inizio ha sottovalutato la situazione. Dice di aver visto la sua bambina parlare con un amico immaginario. Ben presto però capì che non era una situazione come tante altre. C'era qualcosa in questo amico immaginario che non la convinceva per niente. Ha fatto prima un video in cui spiega cosa è successo e come intende agire. Guardate. Obviously it's an imaginary friend. But it's been weirding me out. I'm wondering if something is triggering it or why it's happening. So, I put this camera down and I'm just gonna let it run and we'll see. I just want to see what's going on, you know? Per cui, piazzata una videocamera lì, la madre cerca di scoprire cosa fa sua figlia quando è da sola. Spera che non sia niente di che, ma dal modo con cui ha spiegato la faccenda, risulta chiaro il suo stato d'animo. È nervosa, irrequieta. E lo sarà molto di più quando vedrà cosa quella telecamera ha ripreso. Sua figlia non sembra sola. Qualcuno di reale, forse, è davvero presente lì con lei. Guardate. Hey guys. This is what the camera picked up a couple nights ago. I'm freaked out. I really don't know what to make of this. What do you want to see me? Do you want to play? Do you want to? Dai rumori, alla porta che si apre, fino all'evidente paura stessa della bambina. Tutto fa pensare che per davvero in quella casa ci sia qualcuno o qualcosa. Le teorie sul web si sprecano, da chi dice che è presente un fantasma a chi sostiene qualcosa di diverso, più realistico, ma non meno inquietante. Qualcuno infatti sospetta si tratti di un intruso in carne ed ossa. Essendo quella casa appena presa e con un trasloco in corso, non è da escludere che ci sia qualcuno rimasto al suo interno. Purtroppo non è raro sentire di persone ossessionate da luoghi abitati da nuovi inquilini. Basti pensare al caso di The Watcher, ispirato a una storia vera, la vera storia di uno stalker che ha tormentato quella famiglia per diverso tempo. Qui forse non è da escludere una persona del genere, una persona che forse si nasconde all'interno delle mura della casa e che parla con questa bambina.
Il fatto che la bambina stessa, appena si rende conto della cosa, abbia fatto una faccia preoccupata e se ne sia andata, potrebbe essere un buon segno. Forse ha davvero capito che il suo amico immaginario non è così gentile e amichevole come sembrava. E purtroppo non sappiamo se lei e sua madre alla fine se ne siano andate da lì. Da quello che abbiamo visto almeno, sembra che qualcuno sia in quella casa e sembra essere molto interessato alla piccola. Che sia un fenomeno o una persona vera, è difficile stabilire cosa sia più inquietante. Il video che state per vedere è stato girato da un certo Brandon. Il ragazzo viene svegliato in piena notte da rumori strani e terribili. Vive in una casa molto piccola e a quanto pare, qualche sera prima, aveva usato una tavola Ouija. Una decisione di cui si è sicuramente pentito. Sentendo alcuni rumori molesti, ha quindi deciso di prendere in mano il telefono, fare un video e cercare di scoprire cosa sta succedendo attorno a lui. Sente di non essere solo, percepisce un pericolo imminente e terribile. In preda alla paura, registra queste immagini. Guardate. Risulta davvero difficile capire e vedere bene cosa è apparso nel video. Quella sorta di apparizione dura talmente poco che anche rallentando la clip non si capisce molto. Sembra essere un volto, ma è solo un'ipotesi. La cosa sicura è che la porta che gli si chiude in faccia è stato il colpo di grazia per questo ragazzo. È evidentemente sconvolto per quello che è successo. Essendo davvero un piccolo appartamento, viene un po' difficile immaginare che sia tutto finto. Potrebbe comunque essere uno scherzo fatto dai suoi amici proprio per spaventarlo a seguito della tavola Ouija. Ma comunque anche in questo caso si possono formulare tantissime teorie e non vedo l'ora di leggere le vostre. Quello che state per vedere viene giudicato da molti come un inquietante mistero del web e come un vero e proprio mistero, la reale fonte è sconosciuta. Nessuno sa chi sia la persona che si vede nel video, né dove si trovi, né perché fosse lì. Qualcuno dice che si tratta di una persona che ha avuto a che fare con eventi inspiegabili nella propria casa. Avrebbe quindi piazzato una videocamera per riprendere ciò che tutte le notti lo sta tormentando. Dalle immagini possiamo vedere che c'è un uomo adulto disteso nel letto. Molto probabilmente è notte fonda. La qualità della ripresa è scarsa, ma è fissa in un punto in cui si può vedere esattamente l'uomo e il letto, nella sua interezza. Quello che state per vedere è davvero spaventoso. Vi ho avvisati. Il video non ha audio. Possiamo solo vedere l'uomo letteralmente trascinato per i piedi verso l'alto. Per sua fortuna tutta questa tragedia è durata poco, ma è quasi impossibile spiegare cosa sia davvero successo. La parte più cinica di noi ci potrebbe far dire che sia tutto fake, e chissà, magari è così. Ma se non fosse fake, c'è un motivo per cui un uomo adulto abbia volontariamente deciso di comportarsi così. Siamo sicuri che non abbia fatto tutto da solo. Vista la violenza con cui è stato trascinato, possiamo addirittura ipotizzare che non si tratti di un fantasma, ma di un vero e proprio demone. Tutto quello che vediamo è talmente poco contestualizzato che ogni teoria, anche la più irrealistica, potrebbe essere presa in considerazione. C'è infatti chi dice che questo signore stava per essere rapito dagli alieni, altri invece credono si tratti indubbiamente di un fantasma o un demone. Nessuno conosce il destino di questa persona, nessuno sa se sia ancora viva oppure no.
Non sappiamo nemmeno la data di questa registrazione, e più scaviamo a fondo più riusciamo a perderci in un oceano di congetture. Ma se voi avete delle supposizioni, vi prego di esporle qui sotto con un commento. Adesso io, come al solito, vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.